Buon pomeriggio dal Rugby Tecno Bull Park per la prima partita di campionato di Serie A 2, Girone 2. Oggi si scontrano Fiorini, Pesaro Rugby contro Rugby Casale, partita che abbiamo già visto l'anno scorso, da ricordare i risultati dove partita in casa dell'anno scorso vinta dalla Pesaro Rugby, partita invece giocata da loro vinta dal Casale. Oggi è una bella partita, sicuramente due squadre dello stesso livello che possono dar vita a una bella battaglia, vediamo, è sicuramente un nuovo inizio per entrambe le squadre e da sottolineare che i padroni di casa hanno cambiato molto e lo vedremo infatti adesso dalle formazioni. Do intanto il mio benvenuto al mio compagno di telecronaca Mattia Bonacoscia. Sì, buongiorno a tutti, come abbiamo detto oggi avremo due formazioni molto interessanti da vedere in questa prima giornata di campionato. Pesaro che entra in campo con nuovi giocatori, con qualche giocatore veramente giovane pronto a esordire e diversi ragazzi che invece arrivano dalla Serie C a rafforzare la propria Serie A. Vediamo le formazioni, partiamo dai padroni di casa con prima linea Leva, May dal posto, le seconde linee Venturini e Cone, terze linee Fenner, Antonelli, Brahim, e Boccareos come 9, Joubert come 10, Aleali, Cevolini e Venturini, centri dell'Acqua Azzolini, estremo De Angelis. Formazione ospite che invece ci presenta come prime linee Oddo, Cavallaro e Michelan, le seconde Lubiato, Marafatto, terze linee abbiamo Rossi, Menegaldo, Zanella, 9 Pellizzon, 10 Girotto, Aleali, Favaro e Sbarra, centri Sperafichi e Mezzaroba e estremo Viotto. Intanto è iniziata qua la partita e partiamo subito con una touche da parte degli ospiti. Sì, un calcio d'inizio da parte di Joubert abbastanza teso che ha portato la palla subito a uscire, ora è Casale che contrattacca dentro i 22. Provano a giocare gli ospiti, adesso sicuramente un box e infatti è così, palla che va nelle mani per Venturini che la riesce a tenere in campo, invece il guardalinea la segnala fuori e si ripartirà da una touche per la Pesaro Rugby. Quindi sì, una Pesaro Rugby che dovrà subito dalla prima azione provare a contrattare con un buon gioco, vedremo adesso se farà una touche a 5, una touche completa. No, vedo già fuori Giacomo i due argentini che si schierano, sì. Nuovi innesti da Pesaro Rugby, anche loro che portano abbastanza esperienza. Sicuramente adesso se la palla riesce ad uscire proveranno a far entrare i due flanker che saranno i ball carrier per portare appunto la palla avanti. Qui la touche che va molto molto bene e infatti palla che... gran placcaggio qua, bellissimo placcaggio, è rimasto lì il nostro centro dell'Acqua. È buona la difesa di Casale che difende molto aggressivo, molto avanzante, cerca di mettere subito in difficoltà la Fiorini Pesaro Rugby. Adesso vediamo come gestiranno il gioco. Sì, un Casale con subito i due primi placcaggi avanzanti, continuano ancora, Pesaro Rugby prova a penetrare, ora sta organizzando il gioco dietro con Joubert che uscirà dalla zona rossa. Un up and under da parte di Joubert e Azzolini insieme a Cevolini che vanno a contrasto. Abbiamo visto subito una Pesaro Rugby che prova ad uscire in questo caso dopo le prime difficoltà nel giocare la palla perché sicuramente non si aspettavano questo tipo di difesa, è stata molto molto aggressiva. E adesso si riparte da un calcio di punizione, si proverà a portare la palla avanti così da giocare nella loro metà campo e metterli più in difficoltà. Abbiamo sicuramente visto che sarà appunto una partita molto molto difficile, quindi oggi bisognerà cercare di fare in altri modi che andare a sfondare. Sì, una partita che subito dai primi minuti mostra del contatto fisico molto elevato. Ora Joubert che con un buon calcio ha portato la squadra pesarese a ridosso dei 22. Si entra adesso nei 22, palla in mano, perché prima abbiamo visto che Casale aveva la palla in mano e sono riusciti ad uscire. Adesso vediamo quello che riusciranno a fare i padroni di casa, sperando appunto che riescano a tenere il pallone ed essere pericolosi. Una touche a 6, molto probabilmente si andrà con un drive, Antonelli che riceve, porta palla in basso, ecco così che stanno iniziando a formare il proprio drive e iniziano la spinta con Ruan che porta palla, Pesaro avanzante. E questo è un buon drive perché comunque guadagni molto terreno, rimane nei loro 22. Ora il primo fermo, continua ad avanzare Boccarossa con mani sul pallone, vuol tirare fuori la palla. Ora palla con Antonelli davanti, Antonelli va a terra e si crea la rack. E adesso questa è una buona situazione di gioco. Ottimo, fallo. Ottimo. Sicuramente adesso non ho ben visto, ma... Sì, Giacomo, il placcatore del Casale non è rotolato dalla rack.
questo è un buon calcio di punizione. Adesso vediamo quello che vogliono fare, perché magari si può andare per i tre punti o andare in tuscio, che abbiamo comunque visto che il drive è stato molto buono e infatti si continua su questa scelta, perché abbiamo dimostrato di essere molto molto forti in quel tipo di situazione. Sì, giusto insistere su questa decisione, ancora siamo ai primi minuti di gioco, la mischia è fresca, abbiamo visto che il primo drive funziona, ora non bisogna commettere errori, fare cose semplici e provare subito a concludere. L'importante adesso è fare la meta, perché quando fai questo tipo di scelta è perché sei molto convinto, quindi speriamo bene, ecco. Impostato il drive, ancora drive che palla rimane statico nelle mani di Ruan. Ancora. Casale adesso fa una bella difesa. È uscito. E arriva la meta. E arriva la meta da parte di Ruan May, che questo è il suo ritorno in giallo-rosso, perché ricordiamo, Ruan May ha già giocato 2 anni fa per la Fiorini Pesaro Rugby. È tornato quest'anno dopo l'esperienza di Colorno dell'anno scorso. E questo è un bel ritorno con una meta che sblocca la partita. E subito. Si mettono a casa i primi 5 punti. E adesso vediamo se Joubert riuscirà a segnarne altri 2. Sì, May, giocatore classe 2001, di origini sudafricane, ha fatto giovanili a Colorno, ha giocato 2 anni fa con la Fiorini Pesaro Rugby, l'anno scorso è tornato in casa madre a disputare un campionato di Serie B col Colorno, che ha ottenuto una terza posizione. Quest'anno ha deciso di ritornare e subito sta facendo la differenza nel suo ruolo. Ricordiamo che è un giocatore che può giocare anche terza linea, un giocatore versatile, gran portatore di palla. Ora invece lasciamo tempo a Joubert. Calcio basso. Colpita un po' male forse la palla, Giacomo. Peccato, perché comunque c'è da dire che il calcio era molto lontano, quindi non si poteva chiedere più di tanto. Comunque intanto 5-0 è subito un bel bottino che porti a casa dopo pochi minuti di partita, subito, quindi Casale che magari subito deve sistemarsi di nuovo, perché comunque prendere una media dopo pochi minuti può sempre un po' scombussolare, può certo Metterti in difficoltà, quindi, e magari invece i padroni di casa possono essere galvanizzati da questa cosa. Certo, una partita che abbiamo visto c'è molto contatto, forse la disciplina oggi farà la differenza. Abbiamo visto che con 2 calci di punizione per disciplina mancata da parte di Casale, il Pesaro Rugby è riuscito a avanzare diversi metri, impostare il proprio drive con un gioco semplice e finalizzare. È quello, se oggi si riesce comunque a giocare nel contatto fisico e metterli comunque in difficoltà, che è il loro punto di forza, l'abbiamo visto in questi primi minuti, puoi trarre delle buone cose come appunto la meta iniziale. Intanto torniamo al gioco, perché c'è una touche per Casale a metà campo, la seconda per loro in questa partita, un po' storta forse. Ricordiamo la nuova regola, Giacomo, che se la squadra avversaria non contesta la touche, la touche può essere anche un po' storta. Ora è lui, Cevolini, che primo pallone, un attimo via la palla, ma riesce comunque a tenere, è stato molto bravo. Intanto qui buon recupero da parte della Pesaro Rugby, e soprattutto bisogna annotare l'avanti del Casale, che non mi sembra essere molto ben messo in campo. Attenzione qua, Venturini che riesce a prendere la palla benissimo e va in meta, ed è 1-2. Ottima azione. 10-0 in questo momento, e ci voleva una bella azione, un bel contrattacco. Casale che era partito bene, l'avevamo visto, abbiamo detto, erano partiti bene. La Pesaro Rugby è riuscito a salire di campo e li ha messi subito in difficoltà, e questa è una buona cosa, perché riesce ad indirizzare la partita molto meglio. E adesso la partita è ancora lunga, quindi aspettiamo prima di trarre conclusioni, però intanto 2 mete le hai fatte e loro sono molto più in difficoltà rispetto ai padroni di casa. Intelligente il calcetto di Lillo, di Joubert, che ha visto l'ala della squadra di Casale salire e non coprire più la parte dietro alla linea, giustissimo. E poi è stato Venturini, bravo con le mani a prendere palla, e gli mancava soltanto da schiacciare, possiamo dire, Giacomo, quindi il gioco è abbastanza semplice. Gli mancava ottimo molto poco, così. Sì. Volevo ricordare anche il primo pallone per Cevolini, classe 2006, ancora giocatore dell'Under 18 pesarese, che ha provato a disputare il campionato Elite, a entrare nel campionato Elite, e oggi subito con la maglia numero 14, con la maglia numero 11, scusatemi, a disputare il primo campionato, la prima giornata di campionato di Serie A2. Intanto calcio non realizzato da parte di Joubert, sì, bisogna ricordare appunto il debutto per Cevolini, alla sua prima esperienza in Serie A. Adesso gioco che ripartirà con un drop. Ci vediamo se come prima farà un drop lungo.
è così ancora un drop lungo nelle mani della terza linea, ora per Joubert che andrà fuori, un buon calcio a ridosso della metà campo. Un po' la fotocopia di quello che è successo prima. Sì, sì, ripartiamo un po' da lì, solo che con 5 punti in più. Di nuovo touch per Casale, che questa volta dovrà cercare di tenere il pallone perché appunto ha visto le potenzialità dell'attacco pesarese. Casale sempre touch a 5. Vedremo ora il numero 10 cosa ha deciso di fare con la propria linea. Palla che rimane lì, anche questa volta la palla che non esce molto bene, però comunque la palla riesce a rimanere nelle mani di Casale e vediamo quello che riescono adesso ad organizzare. Che arriva con un box nelle mani di Venturini, potrebbe chiamare il Mark e infatti lo fa. Giusto. Giustamente, perché arrivava tutta la pressione da parte di Casale, così puoi ripartire con un calcio, con molta più calma, riorganizzarti. E loro tornano di nuovo indietro. Ricordiamo che il Mark è stato chiamato dal numero 14, Gabriele Venturini, ed è lui a dover giocare la palla. Ora sicuramente, essendo dentro 22, calcerà diretto fuori. Un buon calcio, un ottimo calcio. Questo è un buon calcio e i riporti nella loro zona di campo. Un ottimo calcio. Momentaneamente, questi primi 10 minuti di gioco, la Pesaro Rugby si è mossa molto molto bene. E ricordiamo comunque che sono cambiati molti giocatori, è cambiato anche l'allenatore, e quindi questo è un bel inizio e fa appunto sperare delle belle cose per questa partita. Poi per la stagione avremo modo di parlarne. Replichiamo ancora l'ennesima scena della touche di Casale, touche a 5 nella stessa zona. Penso sempre che passino palla, il numero 9 passi palla diretto al loro ball carrier alla terza linea. Una touche, vediamo se lancerà per la seconda volta nel secondo blocco col numero 6. È ancora il numero 6, ancora il numero 6. E infatti stavolta però è storta. Prima non l'ha chiamata perché non l'ha vista, stavolta l'ha visto e giustamente fischia fallo contro per Casale. Quindi presumo si ripartirà da una touche però a favore di Pesaro. E infatti è così e vediamo quello che riusciranno a fare i pesaresi, che adesso si ritroveranno ad attaccare appunto la metà campo di Casale. Leva che va a chiamare la giocata Ruan. Touche a 5 anche per la Pesaro Rugby. Touche un po' molto combattuta, però la palla che finisce comunque nelle mani di Boccarossa con un po' di difficoltà. Forse il giocatore di Casale si è un po' tuffato per andare a prendere la palla. Questo è fuori gioco nettissimo che l'arbitro non ha fischiato. Non ha voluto fischiare l'arbitro, non ha dato un vantaggio, giustamente secondo me, perché il numero 9, in quel caso Gabriele Venturini, aveva già le mani sul pallone e aveva già alzato. Ora un ottimo calcio dentro 22 fuori, penso che De Angelis giocherà veloce, esatto, proprio così con Joubert. E ora forse sarà un gioco di velocità. Questo può essere un up and under. Ecco, invece De Angelis si entra. Placcaggio forse un placcaggio po' alto. Placcaggio alto, che infatti l'arbitro mi sembrava avesse evidenziato, invece no. Qui palla che finisce in avanti, infatti l'aveva evidenziato, infatti c'è il vantaggio per il placcaggio alto. Arbitro che richiama i giocatori di Casale dopo il placcaggio al collo, giustamente. Non era neanche il primo, qualche volta non l'aveva visto. L'avevamo detto, difesa del Casale molto aggressiva, però bisogna rimanere comunque nelle regole. Intanto qui un buonissimo calcio da parte di Joubert. Cosiddetto banana kick. Che ci porta dentro i 22. Non so se potranno giocare un ulteriore drive per fare la stessa metà di prima un po'. Sai già come penso che potrebbe essere un drive, perché Pesaro schiera una touche completa. Molto pesante, sì. Non vedo però la terza linea posizionarsi al posto del numero 9. Molto probabilmente anche una giocata vicina con i tre quarti, forse un dell'acqua che penetra. Ottima la touche. Peccato di nuovo la recessione, bravissimo Leva che si è tuffato a prendere quel pallone, che era molto importante tenerlo. Adesso Cone che prova a sfondare, quello che deve fare. Cone anche lui, ricordiamo, giovanili a Colorno, giocatore molto fisico, molto d'impatto, Cone classe 2002. Adesso qui Pesaro che prova ad impostare il proprio gioco con Venturini all'ala, che cerca di guadagnare qualcosa e ce la fa, riesce a guadagnare quel metro che serve sempre per arrivare alla meta. Adesso dal posto che entra un po' alto, infatti quelli di Casale lo riescono a placcare bene. Adesso la palla che però deve uscire e c'è il vantaggio. E c'è il vantaggio con Cone che gioca dietro. Palla che finisce per De Angelis, se l'è visto arrivare, quindi ha detto meglio che la tengo quella palla prima che giusto, la butto via. Giusto, però è stata una giustissima scelta. Esatto, riesce comunque a tenere la palla, che è quello l'importante.
qui molto rischioso. Un po' di confusione già con una parte dei giocatori pesaresi, forse un po' troppa frenesia. Ora vediamo un giocatore di Casale a terra, il numero 23 di Casale, Lucchese. È un gioco, bisogna dire comunque, essendo cambiato l'allenatore, ha cambiato un po' lo stile di gioco e la peso del rugby comunque ha fatto tre uscite, di cui una in Coppa Italia contro Diedana che sfortunatamente è andata male, le altre due erano state amichevoli per un po' provare questo nuovo stile di gioco che si vede sempre, no? Il giocatore di Mischia che prende palla o sfonda o la gioca dietro per il 10 o per il centro, che in questo caso c'era Azzolini, però comunque è un gioco molto ancora meccanico, perché non è che giustamente sì, può venire fluido, però ci sono delle buone idee. Il fatto che comunque si provi questo nuovo gioco è comunque una buona cosa, perché vuol dire che vuoi avere un gioco propositivo, ci stai provando. E un gioco un po' acerbo ancora per un po' acerbo, però è giusto che lo fai, perché se non lo fai il giorno, certo, della partita, quando in allenamento lo provi. Un gioco un po' acerbo, forse anche per questi giocatori che hanno avuto molte indicazioni da parte dell'head coach. Assolutamente, sono tante le, comunque si vede anche in campo chi ha un po' più l'occhio da rugby, che vede che sono tante nuove giocate rispetto all'anno prima. Intanto torniamo alla partita, perché Joubert va per il calcio di punizione, che possono essere altri tre punti importantissimi e portare il risultato da 13-0. E infatti, ottimo, è così, dopo che ha sbagliato gli altri due, giustamente da una posizione un po' non facile, adesso riesce a piazzare tranquillamente e portare la Pesaro Rugby sul 13-0, ed è intanto il Pesaro riesce a mettere sempre più punti. Casale si trova a inseguire, però la partita non è finita. Ricordiamo che l'anno scorso, partita che sembrava indirizzata, Pesaro che aveva 20 punti di vantaggio stava rischiando di perdere, quindi non bisogna mai dire che ora finita. Riceve Venturini, forse azzardato questo calcio, aveva Joubert a disposizione, ora è l'estremo Viotto di Casale a entrare, la prima rack, ora giocano fuori con la seconda linea. Qua c'era un po' la superiorità numerica non sfruttata bene da Casale, ma è stata brava anche la difesa di Pesaro a riposizionarsi. Adesso vediamo qua con Michelan che entra, Casale che prova a giocare al largo, corsa un po' storta, e infatti si è vista questa cosa, un po' correvano storto e i giocatori di Pesaro sono riusciti a braccarli. Adesso qui un up and under per provare a salire, questo bisogna prenderlo. E ce la fa Boccarossa, ottimo. Calcio molto difficile da prendere, dato che aveva le spalle rivolte alla squadra avversaria. Ora è Azzolini a impostare il gioco. Dal pozzo che entra, riesce a portare la palla avanti molto bene. Adesso Boccarossa credo giocherà dietro con Joubert. E infatti è così, per provare a portare la palla avanti. Palla Viotto, che finisce nelle mani di Viotto facilmente, che gioca a centrocampo con l'alla Favaro che prova a guadagnare terreno e ce la fa molto bene. Qua Venturini prova ad andare all'intercetto, Casale riesce ad andare molto molto bene, arrivano a fine 22. Questa è stata una buona azione da parte di Casale, però palla che viene portata fuori ed è questo è perfetto. Venturini quindi, che prova l'intercetto forse un po' rischioso, però subito pronto, è ritornato indietro, è riuscito a fare un bellissimo placcaggio da dietro che porta il giocatore di Casale fuori. Ora è Pesaro che deve impostare la propria touche all'interno dei 22, una touche sicura già, come dovranno fare per dare possibilità a Joubert di uscire da quella zona in modo più semplice e pulito possibile. Assolutamente, è stato un bel recupero, però bisogna far notare che non si può far fare così tanti metri quando loro prendono palla da così tanto lontano, perché erano tra la metà campo e i 22 e arrivare fino ai 22 opposti. Però sì, comunque adesso la partita ancora è molto fresca, ancora siamo agli inizi, non possiamo permetterci di rischiare, dobbiamo giocare tranquilli, ancora 13 punti sono pochi, non possiamo permetterci di azzardare. Infatti adesso sarà essenziale che questa touche porti a casa, che la squadra pesarese porti a casa il pallone in modo semplice e sicuro. La palla ora nelle mani di Ruan May, Jackson leva touche a 4 se non sbaglio, touche a 4, sempre in mano Antonelli, ora per Boccarossa, un primo ball carrier. Brahim che adesso porta avanti la palla, si tuffa perché vuole andare sul sicuro, ma perché adesso si andrà con un calcio per Joubert che deve appunto spazzar via la palla e così fa con un altro ottimo calcio, sì, ottimo calcio.
quinta touche in quella zona da parte di Casale, la quarta. Ora vedremo se ancora continueranno, insisteranno con questa giocata col numero 6 che andrà a ricevere palla e poi la palla finirà fuori nelle mani del giocatore numero 8, Zanella. Vediamo come andranno adesso dopo le difficoltà iniziali. È ancora il numero 6. È stato molto rischioso adesso. E ancora Zanella. Spero che i giocatori pesaresi si accorgano di questo, perché è la quarta giocata replicata nello stesso identico modo. Intanto Fener qua, sì, è entrato il numero 8 di Casale, però Fener è riuscito a fermarlo lì, è stato molto bravo, però c'era un vantaggio prima per Casale dopo che Venturini Leonardo aveva toccato il pallone, ma facendo avanti, quindi si ripartirà da una mischia a favore di Casale. E se non sbaglio, la prima della partita questa mischia. Sì, forse la prima partita mischia, no, senza forse la prima mischia della partita. Vediamo i due pacchetti, chi avrà la meglio. Vedremo adesso, abbiamo visto un po' nel drive lo scontro, Pesaro che riusciva ad avanzare molto bene, vedremo in mischia se sarà la stessa cosa o se Casale riuscirà a dire il contrario. Pesaro quest'anno porta un pacchetto di mischia, possiamo dire, abbastanza pesante rispetto anche agli anni scorsi, con dietro un Cone che comunque porta il suo peso, le terze linee tutte e tre importanti. Ora la mischia è stabile. La mischia che rimane lì è molto bene per Casale. Ottima la salita di Pesaro. Ora Cevolini. Ottimo! Bravo. Ottimo il placcaggio di Gianmarco. Bravissimo Cevolini, perché qua se non lo placcava subito rischiava un 2 contro 1. È stato molto molto bravo. No, e non fortunato, perché magari qualcuno potrebbe dire sì, è stato fortunato, no, lì è tutta bravura, perché sennò se non lo prendi, ottimo, quella è ora per loro. Ottimo May, ora che raddoppia un gran placcaggio da parte della terza linea pesarese. Adesso ora superiorità. Cevolini qua ha sbagliato la salita difensiva, adesso vediamo. Bellissima azione, prova ad accentrarsi e non lo prendono. Ed è una grandissima meta da parte di Favaro. E qui solo applausi. Però qua si è creata una superiorità numerica che non si doveva creare, non c'è stata una buona salita difensiva, secondo me non c'è stata neanche comunicazione, perché sennò quel tipo di situazione non si va a verificare. Bravissima però la meta di Favaro, perché ha fatto una grandissima azione individuale e così si riapre la partita. Sì, abbiamo visto Favaro, numero 11, che gioca dal lato opposto del campo da dove siamo noi, sviluppare un gioco invece nel lato opposto di dove gioca, appunto. E abbiamo visto che è un giocatore con grandissime potenzialità fisiche, una buona gamba, molto veloce, versatile, agile. Ora è la squadra pesarese che si deve rendere conto che non può permettersi di stringere la propria linea difensiva, anzi deve tenere larga la propria linea per non dare la possibilità alla squadra di Casale di sviluppare il loro gioco a largo. Se abbiamo elogiato Cevolini perché è un 2006, Favaro è un 2005, quindi oggi molta gioventù in campo sia da una parte sia dall'altra. Intanto risultando che va sul 13-7 e quindi partita che è completamente aperta, ma anche sul 13-0 la partita è aperta, non è, soprattutto quando sei nel primo tempo, che è una partita che abbiamo visto, ci sono molti ribaltimenti di gioco e quindi è facile che ci si sposti da una zona del campo all'altra. Adesso si riparte da un drop da parte di Joubert, stessa posizione salire di prima, ora in campo. Qui c'è una buona salita da parte di Pesaro. Casale che reclama un fallo. Adesso provano sempre a giocare a largo Casale, ma perché vedono che c'è la superiorità numerica. Ma bravissimo ancora una volta Cevolini. Ottimo il placcaggio di Cevolini. Forse deve fare anche attento il terzo placcaggio, bravissimo. Deve stare attento Cevolini, per quanto stia facendo degli ottimi placcaggi, a tenere la propria posizione, non tendere a stringersi. Ora è Casale che va fuori con Vietto. Un calcio basso, teso, semplice per Joubert. Joubert può al tempo deve per prendere la palla, però di lasciare troppo terreno. Adesso altro calcio, sempre nelle mani di Vietto. Vediamo se si creerà quel ping pong. Infatti di nuovo così. Palla che va fine 22, ora dentro i 22 Joubert Spenso andrà fuori, si sta guardando già la linea del fuori, un ottimo calcio fuori. E infatti così, palla che arriva fino a metà campo, finisce appunto quel ping pong che avevo appena detto. E adesso touche da parte di Casale. Adesso Casale che si vede che sta cercando di entrare un po' di più in partita, sta prendendo molta più iniziative rispetto ai primi minuti di gioco, che dopo le prime due mete era un po' in confusione. Adesso Casale che invece sta prendendo molta fiducia, e forse questo mi sembrava un po' un velo, arbitro che non lo fischia, però c'è l'avanti. Allora palla a largo da De Angelis che
bisogna portare la palla avanti. Una bella X con Venturini. Fermato lì però. E arriva il tenuto da parte di Casale. Infatti lo stavo dicendo, Casale che piano piano sta entrando in partita dopo i primi minuti che era andato un po' in confusione. Adesso invece forse Pesaro si è un po' adagiato. E adesso c'è una buona occasione da parte di Casale che con questo calcio vedremo dove riusciranno ad arrivare. Sì, forse Pesaro Giacomo secondo me deve tornare a giocare in modo semplice, cose pulite, senza tanta inventiva, una cosa come ha fatto prima, semplicemente disciplina, meno calci di punizione e che gli permettono appunto di andare a cercare delle buone touche. Abbiamo visto un pacchetto di Mischia che oggi quello pesarese sta facendo una buonissima partita per adesso, ottime touche, adesso è Casale con una touche che Pesaro dovrà difendere a ridosso dei 22. Questa è una buona occasione per Casale perché torna minaccioso, palla che però scappa un po' via dalle mani, l'arbitro che non è per lei non è avanti, allora Casale ha ancora la possibilità di tenere il pallone. Numero 5 ora di Casale che entra, molto indietro placcaggio di Ibrahim. Da parte di Ibrahim. Adesso Casale che riesce comunque a tenere il pallone, Pesaro che vede una bella organizzazione in difesa in questo momento qui, palla che cade in avanti, Boccarossa placcato. Ottimo recupero a parte di Boccarossa grazie a un placcaggio del capitano Antonelli. Arbitro che non fa più continuare l'azione, si ritorna sul punto del vantaggio dove la palla è caduta in avanti, si ripartirà con una mischia da parte di Pesaro e vedremo quello che vorranno fare, se vorranno giocare o vorranno calciare, presumo che vorranno calzare per appunto evitare brutte cose. Arbitro che parla con le prime linee. Vediamo la seconda mischia, poche mischie, questo vuol dire che comunque le due squadre sono molto anche molto pulite nei passaggi, quindi si evitano molto pochi avanti. Vediamo adesso, non c'è stata una bella legatura, quindi l'arbitro richiama nuovamente le prime linee. Mi pareva che stesse parlando con Leva Giacomo, pilone di sinistra. Adesso giustamente l'arbitro sta cercando di creare una mischia più pulita possibile anche per evitare gli infortuni da parte dei giocatori. È una mischia ora per la prima volta in possesso di Pesaro. Vediamo se è stabile come quella di prima. Mischia molto, molto dura, in questo momento abbiamo visto molto equilibrio. E infatti è così, palla per Joubert e Astolini che è incaricato di calciare il più lontano possibile. Ed è un buon calcio da parte di Astolini, si ripartirà da una touche nei 10 da parte di Casale, quindi un'altra volta Casale che rimane lì, che continua a pressare la difesa pesarese. Vediamo se però la difesa della touche di Pesaro riuscirà a prendere questo pallone, così non è, palla che finisce bene nelle mani di Casale, provano di nuovo a sfondare ma senza successo, rimangono sempre lì. Sì, c'era un tenuto da parte di Fener, bravissimo qua Venturini, non fischiato. È una buonissima difesa da parte di Pesaro nell'uno contro uno, nel placcaggio. Secondo me dovrebbero un po' migliorare in questo momento il Pesaro, evitare la superiorità numerica, questa che certo, è verificata molto, molto spesso, e anche in questo caso dove Venturini è andato a placcare, ma lì è dovuto andare a placcare forte perché erano due contro uno per Casale. Però comunque Pesaro è che si sta muovendo molto molto bene in questo momento in campo, in questo primo tempo. Sì, peccato ora, solo per la metà subita, ma ora l'arbitro che richiama i capitani ha avuto delle segnalazioni da parte dei guardalinee. È l'arbitro che parla adesso con le due terze linee, Diego Antonelli e il numero 8 invece Zanella. Due capitani per richiamare sul fatto che si siano sicuramente verificati dei falli un po' troppe volte, e quindi richiami i capitani per cercare di dire ai propri giocatori appunto che bisogna evitare questo tipo di falli nuovamente. Adesso ripartiamo con un'altra mischia da parte di Pesaro, la palla nelle mani appunto del 9 Boccarossa.
Speriamo in una mischia vincente da parte di Pesaro. Così prima è successo, vediamo se si ripeterà questa cosa. Abbiamo visto molto equilibrio in questo momento, quindi a meno che non succedano cose assurde da pilone che crolla. Ottimo questo per la mischia pesarese, porta sicuramente gioia e animo. E dal Pozzo infatti subito che viene elogiato dai suoi compagni per aver conquistato questo calcio di punizione. Ora Gioubert, cosa è successo? Michelin con il braccio tirato giù dal Pozzo, e giustamente l'arbitro lo fischia perché quello è fallo, non puoi tirare giù il pilone avversario, e infatti questo è un fallo e va soltanto a favore di Pesaro. Un grande sforzo fisico, perché comunque è vero, il giocatore avversario tira giù, ma il giocatore di Pesaro deve resistere per non andare giù a terra e deve permettere al giocatore avversario di cascare per primo. Ora è una touche sui 22 da parte di Pesaro, schiera un pacchetto completo di mischia. E Gioubert che giocherà con i propri tre quarti. Ha già richiamato l'ala Venturini, forse Giacomo andremo a giocare fuori. Sicuramente, adesso intanto un drive per portare la palla un po' avanti, impegnare la mischia lì, che sennò può capitare che è me che esce e fa i propri metri. Ora palla fuori, Boccarossa col pacchetto di mischia, Cone che entra, grandissima seconda linea, riesce a fare sempre i suoi metri. Adesso vediamo quello che riusciranno a fare, sicuramente di giocare a largo. E infatti ottima giocata! È stata una bellissima giocata, Venturini che porta palla e arriva alla meta da parte di Pesaro, la seconda personale da parte di Venturini. L'avevo visto bene Giacomo, era proprio Venturini che era pronto a giocare la sua palla. Ottimo il passaggio di Gioubert per Azzolini che vede benissimo dietro dell'acqua, che sviluppa il gioco a largo con Venturini. Venturini aveva anche Cevolini a supporto, ma non c'è stato il bisogno, con le sue gambe che gli hanno permesso di entrare in meta senza difficoltà. Adesso è Gioubert che andrà a provare la prossima trasformazione dal lato opposto da dove ho eseguito le altre, il lato forse un po' più debole essendo un piede destro Gioubert. Bellissima, è stata una bellissima azione, costruita bene, costruita nel momento giusto e costruita con le azioni giuste, ed è arrivato nel momento migliore e forse anche nel momento peggiore di Pesaro, perché Casale stava attaccando da un po', stava cercando di insistere e invece Pesaro è riuscito a contrattaccare molto molto bene, e qui è infatti arrivata una meta super importante, è la terza di giornata e la seconda personale di Venturini. Sì, nel frattempo che Gioubert si prepara alla trasformazione, volevo ricordare appunto, come abbiamo detto Giacomo, è una partita di disciplina, ricordiamo da una mischia in cui Casale non è stato disciplinato, Pesaro ha ottenuto il suo calcio di punizione che ha portato la squadra in touche. Intanto la trasformazione di Gioubert ottima, come dicevo ha portato la squadra in touche, una touche semplice, il drive, una rack fuori per i tre quarti, siamo andati in meta, un gioco semplice e disciplinato, ottimo per la squadra pesarese. Risultato che adesso si porta sul 20-7, quindi il distacco che ritorna appunto di nuovo di 13 punti dopo il 13-0 di prima, dopo il 13-7, adesso 20-7, Casale che si ritrova di nuovo a inseguire gli stessi punti di quando aveva fatto la meta. Calcio di nuovo lungo che ritorna sempre nelle mani di Brahim, che scarica per Gioubert, pronto a calzare, e infatti è così, è un po' sempre la stessa scena in questo momento, però palla che non esce, Viotto che può giocare e viene fermato lì però Brahim. Da Brahim. Adesso Casale che riesce a tenere Venturini la palla. Venturini mani sul pallone, poteva essere tenuto, ora il numero 4 di Casale a entrare, ottimo placcaggio di Dal Pozzo, raddoppiato dal numero 6, però spostare Fener. Casale che continua a insistere su quel gioco, l'abbiamo detto, e poi provare a giocare a largo, cercano di impegnare la difesa a centrocampo e poi dopo giocare fuori con tutti i tre quarti. Sì, ancora Giacomo, devo capire bene la strategia e la tecnica di gioco dell'allenatore di Casale, perché sta cercando di portare tutte le rack al centro, ora c'è un fuorigioco, una punizione per Casale, penso andavano per i pali, una posizione centrale, invece cercano il traguardo grosso con un calcio in touche, non un ottimo calcio, l'idea è giusta perché giustamente in questo momento devi recuperare 7 punti, anzi devi recuperare 13 punti e facendo magari 7 punti ti avvicini di più a quei 20 di Pesaro, ma forse potevi anche optare per un calcio di punizione, intanto ti porti a casa 3 punti e poi vedi con il susseguirsi della partita. Intanto vediamo la scelta di Casale se porterà benefici, un po' di difficoltà. Ennesima touche sbagliata da parte di Casale.
arbitro che fischia, devo capire che cosa ha fischiato. Ostruzione, sembra ostruzione. Può essere di sì. Palla che cambia di possesso, va per appeso il rugby dopo l'ostruzione di Casale in touche, e quindi appunto scelta che non è andata a buon fine, e quindi adesso si ripara da una mischia da parte di Pesaro. Sì, una mischia in cui Pesaro deve riuscire a mantenere il possesso, ancora una volta deve giocare semplice per dare il proprio pallone pulito a Joubert, che sicuramente cercherà il calcio in touche. Sicuramente, anche perché è difficile che si provi a giocare in quella zona di campo, anche se vedo Riccardo Dell'Acqua pronto a prendere il pallone. Adesso Casale che riesce ad avanzare molto bene, palla che finisce un po' in difficoltà nelle mani di Joubert, però con una gran giocata si riesce a liberare dal giocatore avversario di Casale, che era Pellizzò, che stava andando in pressione, riesce a mandarlo a vuoto e calza molto molto lontano, però palla che comunque va a finire fuori. Casale subito Casale, pronta a rilanciare la propria touche, una touche che sicuramente vedrà un drive, visto che il numero 8 è posizionato nelle posizioni del numero 9, un drive di Casale che prende subito i primi 10 metri. Pesaro non era organizzata, ancora non si ferma. Questo è un drive molto molto buono e stanno continuando ad avanzare. Troppi metri, ora siamo a 20 metri per Casale. Metri, c'è pure il vantaggio per Casale. Questo non si voleva. Quella che alza il braccio che si lamentava, però l'arbitro fischia la fine del vantaggio. Entrata laterale, non ho visto la parte di chi, e adesso questa è di nuovo una buona occasione per Casale, che credo torneranno di nuovo in touche dopo questo buonissimo drive, quindi perché non tornarci? Sì, un Casale pericoloso in questi ultimi 5 minuti di partita. Ricordiamo, mancano ancora 5 minuti alla fine del primo tempo, più o meno. È un Casale che ora c'ha una touche a ridosso dei 5 metri e può impostare il proprio drive, visto che è riuscito a conquistare 20 metri nell'azione precedente. Molto pericoloso per Pesaro. Adesso vediamo quello che decideranno di fare Casale. Volevo dire, all'inizio partita, prima che appunto iniziasse la partita, avevo detto l'anno scorso Pesaro in vantaggio di 20 punti, sembrava partita fatta, e poi Casale è riuscito a rimontare. Quindi questo vuol dire che Casale è una squadra che magari all'inizio partita non entra bene, ma piano piano riesce ad entrare in partita ed essere molto molto pericolosa, e Pesaro non deve concedere questa pericolosità alla squadra ospite e cercare appunto di evitare brutti inconvenienti. Adesso Casale, che in questi ultimi minuti di primo tempo ha una buona occasione di tornare in partita e avvicinarsi appunto nel punteggio e cercare di mettere cercare di mettere pressione appunto a Pesaro. Adesso vediamo cosa deciderà di fare Casale. Sicuramente un drive, mi viene da dire, se la touche andrà bene. Viene rubata. Secondo me sono stati dei problemi di comunicazione da parte d'attacco di Casale. Ottimo questo. Questa è un Ora Joubert andare fuori. Buon calcio da parte di Joubert. Ancora siamo dentro, a ridosso dei 22 pesaresi, una zona ancora che possiamo definire rossa per la squadra di casa. E adesso è Casale che andrà di nuovo a rimpostare la propria touche e vedremo cosa ne trarrà fuori. Casale che rimane comunque in zona rossa, però non riesce mai a concludere bene, perché tra errori propri e tra una buona difesa di Pesaro fa sempre un po' di difficoltà ad arrivare al bottino grosso. Adesso intanto il drive che doveva venire prima lo fanno adesso e guadagnano sempre molto terreno, e questo è un buon avanzamento da parte di Casale. Troppi metri guadagnati. Adesso Casale che ha la possibilità di... Gran placcaggio da parte di Cone, gran placcaggio. Placcaggio che però è stato reputato al collo da parte dell'arbitro, e Casale che ha pure il vantaggio adesso, una buona occasione. Casale che ora cambia tutto il lato del gioco, si sposta di nuovo verso destra, il numero 1, il pilone di Casale. Volevo ricordare anche il numero 1, Oddo, classe 2004. Ora gran placcaggio di nuovo. Una difesa molto, molto compatta da parte di quella di Pesaro nell'uno contro uno, come avevamo detto prima. Qua un grande sfondamento. Adesso vediamo quello che vogliono fare. Sì, Casale che ora sta mostrando la propria fisicità nel gioco, un gioco molto penetrante. Pesaro deve stare concentrato e non permettere nessun centimetro. Casale che piano piano
si sta avvicinando sempre di più, però qua un grandissimo placcaggio in avanzamento, un grandissimo, una grandissima difesa, però si ritorna sul vantaggio. Abbiamo visto squadra che nell'uno contro uno si riesce a tenere lì, tanto arriva un cartellino giallo. Sì, per il placcaggio di Cone da parte prima, come ho detto, un placcaggio molto molto pesante. È entrato molto forte. E aveva, ricordiamo, la spalla chiusa. Il giocatore di Casale è entrato molto basso e lui si è buttato anche lui. L'errore grave, secondo me, è la spalla chiusa, che ricordiamo nel rugby il placcaggio va chiuso con entrambe le braccia e accompagnato a terra, invece Cone aveva la braccia dietro e quindi è entrato direttamente di spalla. Adesso sono 10 minuti in meno con la seconda linea più pesante. La fine di questo primo tempo e l'inizio del secondo tempo, il Pacers si ritroverà a giocare in 14. Ora è il numero 10 con la palla in mano che ha chiamato Mischia. Giustamente, giusto, Mischia, un giocatore in meno. Pesaro spera nell'avanzamento della Mischia. Dopo che comunque Casale ha mostrato che nei drive è stato molto molto forte e adesso prova anche con la Mischia a guadagnare altro terreno, e potrebbe succedere, considerando appunto che in questo momento manca anche la seconda punta, la seconda linea di più pesante. Vediamo quello che succederà. Vedo anche movimenti in panchina, ho visto Tontini togliersi la casacca e mettersi la maglia, però forse non è ancora il suo momento, magari un cambio per appunto appesantire la Mischia in questo momento di assenza di Cone. Intanto Casale che prova a giocare a largo, bravissimo qua Joubert a fermare l'avanzata di Casale. Qui Venturini che era Brahim. Tallonatore ora di Casale a penetrare, la palla sembra tenuta, no, è riuscita a uscire. Ora ancora il numero 10 che gioca con la seconda linea all'interno. Sì, è un Casale che sta giocando molto interno con i propri giocatori. Ecco di nuovo ancora con Favaro che rientra interno, un giocatore che si vede sporadicamente, possiamo dire, in questi livelli, perché comunque la linea difensiva tende a salire dall'interno e portare il giocatore in attacco proprio da quella zona è un gioco un po' pericoloso. Ma questo comunque succede anche perché in questo momento Pesaro sta coprendo molto molto poco l'interno, infatti comunque riescono sempre a far arrivare la palla lì. Intanto qua è stato un grandissimo, c'era stato un buonissimo angolo da parte del giocatore di Casale, De Angeli si è riuscito a fermarlo molto bene. Palla che comunque rimane nelle mani di Casale, rimangono sempre lì. Adesso mi sa che è stato fischiato un fallo per Pesaro. Si torna forse sul vantaggio, ancora Pesaro che si schiera proprio sulla linea di meta, non riusciamo a uscire da questa zona. Vediamo a terra Venturini, lo vediamo a terra, un giocatore pesarese. Adesso viene ostruita la nostra vista da parte dei giocatori di Casale. Mi sa che invece è proprio il numero 6 Fener. Sì, il numero 6 Fener a terra. Sta disputando una buona partita in difesa, soprattutto si è visto molto in difesa nei placcaggi. Adesso Casale che invece gioca subito veloce. Zannella che era quasi arrivato in meta, però l'arbitro dice che non è stata schiacciata, quindi adesso si è lì. Adesso Pesaro deve cercare di difendere bene la propria meta. Deve dare tutto. Cercare di non subire meta adesso sarebbe importantissimo. Per concludere questo fine primo tempo nel migliore dei modi. Vediamo un po' Casale che si prova ancora a spingere su questo tipo di gioco, però il Pesaro che rimane lì, riescono a difendere molto molto bene. Adesso però bisogna stare attenti a eventuali giochi a largo. E che si sposta tutto. Vedo il gioco di Casale ora fuori. E questo adesso De Angelis non ha potuto fare niente, una superiorità numerica. Casale ha stretto tutta la linea difensiva di Pesaro al centro del campo sotto i pali per poi sviluppare il gioco a largo. Costruita molto bene questa stazione, perché comunque Casale, l'avevo anche un po' detto prima, loro cercano di portare tutti quanti i giocatori al centro, impegnare la difesa lì e poi all'ultimo giocare a largo. Ci sono riusciti adesso anche grazie appunto all'inferiorità numerica. È una meta che non ci voleva, perché riporta appunto Casale più vicino al punteggio. Sì, però arriva anche dopo 20 minuti di difesa e un po' si può anche stare che prendi una meta. Comunque Pesaro ha difeso molto molto bene anche in questo momento di inferiorità numerica. Adesso vediamo punteggio di 12-20 per adesso. Vediamo se il numero 15 Viotto
che ha posizionato la palla sulla piazzola, riuscirà a trasformare questa meta e portare il risultato 14-20, quindi a togliere la differenza, il break, possiamo dire, quindi la differenza dei 7 punti dalla squadra di casa. È un buon calcio, arriva infatti dentro i pali, adesso il risultato di 20-14. Ultima azione, Pesaro dovrà riuscire a prendere, a calciare questo pallone più lontano possibile in modo tale che Casale sicuramente butterà la palla fuori per non rischiare, o altrimenti vedremo un Pesaro che ha ancora voglia di giocare e calcerà a ridosso dei 10 della metà campo per continuare a giocare. L'importante è evitare che Casale adesso si affini, in questo momento di fine del primo tempo, si avvicini di nuovo alla zona rossa, appunto, dove c'è la meta di Pesaro, e cercare di tenerli lì, ma invece Casale decide tranquillamente di buttare la palla fuori. Finisce il primo tempo 20-14, una partita molto molto equilibrata, molto molto incerta, e vedremo solo appunto alla fine della partita quanto sarà il risultato, perché ancora qui è tutto aperto. Torniamo per il secondo tempo per la prima giornata di campionato di Serie A2, girone 2, tra Fiorini Rugby Pesaro e Rugby Casale. Il risultato del primo tempo che si è concluso sul 20-14 per i padroni di casa. Abbiamo detto, fine primo tempo è una partita molto incerta, una partita molto equilibrata, quindi vedremo l'evolversi della partita anche con i cambi, se saranno appunto molto... se aiuteranno la squadra o se creeranno problemi. Sì, per ora le formazioni di entrambe le squadre rimangono invariate, ancora non vediamo nessuno che ha appunto sviluppato dei cambi, ora è il numero 10 della squadra di Casale a andare a fare il proprio drop nella metà campo pesarese. Ricordiamo formazioni iniziali, ma ricordiamo che la Pesaro Rugby è con un uomo in meno a causa del giallo di Cone. Intanto qua Venturini con personalità va a prendere il pallone al volo, adesso dal posto che porta palla avanti, deve tenere questo pallone, bocca rossa che serve per Giubert, che va nelle mani di Viotto che prova ad attaccare qui insieme all'ala. Entra Ruan molto bene nel placcaggio, arbitro vantaggio. Che non, vantaggio un po' discutibile forse, comunque le mani le aveva messe ancora prima che si fermasse la rack. Comunque vantaggio per Casale, che adesso è un po' adesso in questo momento la ripresa, come se il primo tempo non si fosse mai interrotto, perché Casale torna nuovamente nella zona di campo di Pesaro. Intanto qua palla che arriva fino all'ala, Ruan di nuovo, e questo invece è un tenuto, e questo è tenuto, però si ritorna sul punto del vantaggio. Ottimo, ottimo il gesto tecnico da parte del numero 8 pesarese, però appunto ritorniamo sul vantaggio precedentemente ottenuto dalla squadra di Casale. Ora è sempre il numero 10 ad andare a effettuare un calcio in touche. È una buona difesa da parte di Pesaro, però rimane qualche errore. Comunque in questo momento Casale sta facendo molto la partita, sta prendendo molto in mano appunto la partita. Adesso qua ci sarà una touche da parte di Casale nei 22 di Pesaro. Pacchetto di mischia, di pacchetto di touche di Casale completo. È ancora il numero. Si va a giocare nel terzo blocco con un drive. Adesso vediamo se Pesaro riuscirà a evitare la forza del drive di Casale, che ha fatto vedere negli ultimi minuti di primo tempo. Non mi sembra molto avanzante come prima, però comunque piano piano riescono a guadagnare terreno. Adesso li fermano senza fare fallo, e questa è la buonissima difesa da parte di Pesaro. Turnover per Pesaro, difesa di Pesaro, ottimo, la palla che riesce a recuperare dentro il pallone con un po' di difficoltà, però comunque la palla adesso cambia di possesso e va nelle mani di Pesaro. Ottimo il gesto tecnico, si crea un turnover, ovvero la palla non riesce a uscire e Pesaro, che è riuscito a tenerla dentro alla rolling mull, ora è una mischia di nuovo per parte di Pesaro, una mischia anche qui che non può commettere errori,
Leva dal pozzo e May ancora posizionati in prima linea, Joubert posizionato in asse, ovvero retro alla mischia. Anzi, ecco, vediamo un altro gesto tecnico, è Pesaro che per consolidare e fortificare la propria mischia porta il primo centro dell'acqua a coprire il ruolo di flanker, perché ricordiamo Pesaro ancora è un uomo in meno. La mischia sembra stabile, la palla deve uscire, viene molto stabile la mischia, la fa giocare l'arbitro nonostante, nonostante la mischia cade. Ora Joubert per un calcio in touche, sembra un ottimo calcio in touche proprio davanti a noi a ridosso della metà campo, ottimo calcio. Si porta via la pressione, si cerca appunto di allontanarsi sempre dalla zona rossa, però comunque Casale ha sempre la palla in questo momento e riesce a essere molto molto pericoloso in questa fase di partita. Bisognerebbe, servirebbe un po' uno switch in questo momento di ritmo da parte di Pesaro. Touche al 5, palla sul secondo blocco, riesce a consolidare Casale molto bene, ci provano sempre con il drive, provano a spingere e portare la palla avanti senza appunto vantaggio. Adesso Casale che prova a giocare veloce al largo, qui De Angelis ha provato a chiudere. Favaro riesce a scappare molto molto bene, fermato da Boccarossa. Ancora Favaro che con le sue gambe è riuscito a conquistare diversi metri. Ora è il pacchetto di mischia di Casale che continua a penetrare con il numero 7 Menegaldo. Ancora lì, un po' di confusione, ecco Casale che riesce a conquistare un calcio di punizione, che gioca subito veloce con il numero 10. Ecco Casale ancora lì davanti, nella zona rossa. Di Casale, in questo momento troppi errori da parte di Pesaro e arriva la meta. Proprio sotto i pali, una meta che non ci voleva. Casale che riapre il secondo tempo nel migliore dei modi. Pesaro che non sta portando poca disciplina, che forse abbiamo detto e continuiamo a ribadire che sia l'unica cosa che faccia oggi la differenza, la disciplina. Sì, in questo momento Casale, l'abbiamo detto anche a fine primo tempo, si vedeva che stava sempre più acquistando fiducia, e infatti adesso è arrivata la terza meta. Adesso intanto Cone che rientra in campo. Pesaro che torna a giocare in numero completo, in 15, quindi il pacchetto di mischia di nuovo completo in 8, e forse proprio Casale ha sfruttato questa occasione di essere in superiorità numerica. Sì, ha fatto due mete con l'inferiorità numerica e adesso sono riusciti a ribaltare il risultato sul 20-21. Hanno detto, la partita non poteva essersi conclusa sul 13-0 e soprattutto non si poteva abbassare così tanto il ritmo contro una squadra come Casale, che sappiamo che questa è una partita equilibrata tra due squadre della stessa forza, e adesso 20-21 e vediamo cosa riuscirà a fare Pesaro in questo momento. Per adesso ancora sembra che le formazioni rimangano invariate nella panchina di Pesaro, non di quella di Casale, ha messo nessuno a scaldarsi. Adesso ottimo placcaggio di Cone, Casale che forma la propria racca all'interno dei 22. Un box, De Angelis a ricevere, tranquillo. Ora subito con il numero 8. Forse una scelta un po' sbagliata da parte di De Angelis. Aveva di fianco il numero 8 Brahim, poteva usarlo, e invece ha deciso De Angelis di entrare scontrandosi contro Cone, e ciò ha creato un velo, un'ostruzione. Questo era quello che non si doveva creare, perché Pesaro aveva la possibilità di attaccare, tenere il pallone, e invece così riconsegna il pallone agli avversari e hanno una possibilità di portarsi avanti. Adesso vedremo come deciderà di giocare Casale, se con un calcio o se giocando al largo. Abbiamo però visto che Casale con palle in mano, giocando al largo, è stata molto molto pericolosa, e vediamo però quale sarà la scelta di gioco da parte della squadra ospite. Intanto mischia, perché adesso torna normale con il rientro di Cone dopo il giallo, quindi vediamo come questa mischia si evolverà, se sarà equilibrato, se Casale riuscirà a portare avanti il proprio pacchetto. E Pesaro che avanza, Casale riesce a portare fuori la palla e decide di giocare al largo, però Viotto decide di calciare dove De Angelis non c'è, e questo è un grandissimo calcio con Favaro che porta tantissima pressione. Adesso De Angelis deve calciare per forza e cercare di portare palla lontana, e Viotto che rigioca subito con il numero 8 Zannella che entra e penetra. Grande placcaggio da parte di Azzolini,
Azzolini ormai confermato alla Pesaro Rugby da 2 anni, dopo aver fatto il suo grandissimo percorso, dopo aver innanzitutto ha fatto le giovanili a Pesaro, grandissimo percorso tra Accademia, grandissime squadre come Fiamme Oro, Zebre, e ora è 2 anni che è ritornato nella propria città madre. Intanto qua avanti da parte di Casale, fortunatamente, perché la palla era tornata nuovamente alla squadra ospite, e quindi Pesaro adesso ha una possibilità di giocare come preferisce. Di sicuro Pesaro sta mostrando un po' di difficoltà in questo momento in attacco, dove se a inizio partita vedevamo una squadra abbastanza molto tranquilla, molto sicura, che provava a fare il suo gioco, e Casale è riuscito a prendere il sopravvento e dominare in questo momento la partita, e serve proprio una svolta. Sì, ora è l'arbitro che sta parlando con il guardalinee per cercare delle spiegazioni, forse Casale che si sposta, l'arbitro che sta prendendo la propria decisione. Tempo fermo. Ha stoppato il tempo, esatto. Mi sa che sta parlando con Zanella. Sta parlando con Zanella, che però mi sa che era chiamato Viotto perché potrebbe esserci un giallo, non ho capito il motivo. Ha chiamato proprio Viotto. O è un richiamo o è un cartellino. Sinceramente Giacomo non ho capito bene questo richiamo, da cosa dipende. Un attimo in stand by siamo, vediamo. È un cartellino giallo per Viotto. Giallo. Non sappiamo per cosa sinceramente, ma è Viotto che esce. Questa è un'ottima occasione per la squadra di Pesaro, perché appunto avrà la possibilità di giocare con un uomo in più, e d'altronde la squadra di Casale non perde un giocatore qualunque, ma un giocatore come Viotto, che copre una posizione importantissima per il 15 di Casale, e con una grandissima esperienza anche questo giocatore. Volevo dirlo, infatti Viotto in questo momento era molto partecipe nel gioco di Casale, si stava dimostrando molto, molto difficile da poterlo marcare, da poterlo placcare, era un bel osso duro per la difesa di Pesaro, e adesso con questo giallo Pesaro ha la possibilità di provare a fare qualcosa e sperare che appunto possano fare una meta, un calcio, comunque cercare di guadagnare punti, che è da troppo tempo che Pesaro non segna punti. Sicuramente adesso Casale ora è costretto a spostare un uomo di linea nella posizione della retroscena della squadra avversaria, appunto per coprire questa zona. Un giocatore come Viotto, appunto classe 92, con tantissima esperienza, la sua assenza può dare un ulteriore vantaggio soprattutto a Joubert, che con il suo piede può cercare di guadagnare il territorio attraverso dei calci. Adesso questa è un'occasione infatti molto molto importante per Pesaro, saranno 10 minuti fondamentali per il prosieguo della partita. Tusch che va molto bene, forse un fuorigioco, arbitro, sì, che non lo... Boccarossa in difficoltà a far uscire la palla, ora è May, finta di passaggio, entra, consolida. Adesso Pesaro deve cercare di giocare questa palla, Casale che prova a dar fastidio nel punto di incontro, dal posto che tiene sempre molto molto bene il pallone, lo porta sempre un po' avanti. Adesso cambio di fronte con Joubert, che non passa la palla e se la tiene. Ancora Cone che entra molto molto bene, molto molto duro. Forse adesso si gioca alle spalle dell'acqua, nera. Ottima dell'acqua penetrazione. Boccarossa ancora a dirigere il gioco, con Venturini che prova a guadagnare terreno, Casale che prova a mettere mano in rack, ma fuori ora Cebolini che prova a tenere la palla forse avanti, e infatti è così, peccato. È provato ad entrare in partita anche Cebolini in mezzo al campo. Ricordiamo peccato. L'entrata di prima da parte di Leonardo Venturini, perché oggi entrambi i fratelli sono in campo, uno Leonardo con il numero 4 a ricoprire il ruolo di seconda linea, e l'altro Gabriele, che ha segnato due bellissime mete in questa partita col numero 14. Abbiamo anche un'altra coppia di fratelli, uno è Dell'Acqua che ricopre il numero 12, e l'altro invece è Francesco, che ancora è in panchina ma penso entrerà a breve, dato che l'allenatore, l'head coach della Pesaro Rugby, ha mandato la propria squadra a riscaldarsi. Intanto vediamo dei movimenti dalla panchina con il numero 16, sembra Leali che andrà sicuramente a prendere il ruolo di o Leva o May o addirittura Ruan. Adesso anche Ruffini che entrerà o al posto di Cone o al posto di Venturini. Appunto, Leonardo, adesso Casale che riesce a far uscire molto bene il pallone. Dai che buona, dai che buona! Esce, esce, esce!
buonissima la chiamata di Venturini che ha chiamato esce ed è questo è un fuori diretto e si ritorna, si va sul il punto in cui ha calciato il giocatore di Casale. Grandissima chiamata di parte di Venturini, è stata una bellissima chiamata, è stato molto bravo perché se lì Di Anzi spende il pallone dopo si doveva andare appunto dove, lì Venturini dove la palla era stata presa al volo. Venturini sta disputando una grandissima partita secondo il mio parere, Venturini classe 2003, anche lui giovanili a Pesaro, accademia di formazione a Prato, nazionale under 20, under 18 e ora consolida il suo ruolo e il suo posto nella Pesaro Rugby, la sua città. Ora esce, vediamo Leva, entra le ali a ricoprire il posto di pilone, vediamo Ruffini che sta per entrare, vedremo la scelta dell'allenatore se sarà di aumentare il peso della propria mischia, quindi facendo uscire Venturini o mettendo lasciando poco peso, lasciando qualità, facendo uscire Cone. Grandissima parte di Leva che come sempre si conferma un giocatore fondamentale per questa squadra, che il suo lo fa sempre. Intanto qua Brahim guadagna tantissimo terreno, questo è un grandissimo avanzamento da parte di Brahim, si prova a giocare all'interno con De Angelis, adesso Pesaro che prova ad accelerare un po' il gioco, Fenner che prova a guadagnare ancora terreno, Boccarossa che cambia fronte, Ruan che temporeggia un po', poi entra sfondando, le ali che pulisce molto bene, ancora, adesso si cerca di giocare al largo con De Angelis. Che ha provato un po' lo flood, intanto qua dell'acqua ancora un po' sgabellato regolarmente, Cone che entra sempre molto molto duro, però riesce comunque a guadagnare sempre quel metro fondamentale, si torna sul punto del vantaggio. Abbiamo visto delle bellissime entrate a parte di Pesaro, molto molto dure, sia le due seconde linee, le due terze linee argentine, sia Fener che Brahim, un'altra entrata bellissima a parte di Cone, Ruan, una Pesaro Rugby che il pacchetto di mischia sta dimostrando la propria forza, la propria tenacia nell'avanzamento. Pesaro adesso che dopo il giallo di Viotto ha preso molta più fiducia Pesaro e ha provato ad accelerare molto di più il gioco, in questo momento si vede perché la difesa di Casale è indietreggiata molto e soprattutto ha subito molto la pressione di Pesaro, adesso vediamo la decisione che si andrà in mezzo ai pali, esatto. Visto la piazzola, quindi saranno tre punti fondamentali perché si ritorna in vantaggio 23-21, sì, ora Joubert. E si è un po' più tranquilli nonostante comunque i pochi punti di vantaggio che sarebbero solo due. Adesso Joubert a cercare di superare appunto il punteggio della squadra avversaria. Faccio molto importante questo perché appunto si passa in vantaggio ed è un momento della partita molto molto critico appunto perché casare un uomo in meno e fare punti adesso è fondamentale. Tempo fermo. Tempo fermo, non ho capito per anche qui per quale motivo. Arbitro che sta segnando qualcosa nel suo libretto. Ok, un gioco che riprende. Spiega il motivo del fallo, che era un fuorigioco. Si va in mezzo ai pali e adesso... Ricordiamo adesso Joubert a 90 secondi a disposizione, un minuto e mezzo per effettuare il proprio piazzato. Il tempo parte dal fischio dell'arbitro, ha quindi il tempo di disporre la palla sulla piazzola e anche il tempo di ragionare e poi di calzare. Tutto entro i 90 secondi. Silenzio nel campo di Pesaro da parte del pubblico pesarese e anche dal pubblico avversario. E Joubert che trasforma e il calcio è dentro e riesce a portare il punteggio a 23-21. Differenza di due punti, calcio come abbiamo detto molto importante. Ora è Pesaro che ancora dovrà riattaccare ricevendo palla dal drop di Casale e dovrà riuscire a sfruttare questa superiorità numerica da parte calcio del numero 15 Viotto. Punti fondamentali anche perché era da molto tempo che Pesaro non segnava punti e adesso andando così ad intuito mi sta 30 minuti buoni e comunque adesso si guadagna un po' di fiducia, comunque tre punti sono sempre tre punti e soprattutto passi in vantaggio. Intanto cambio da parte sempre di Pesaro, esce Venturini Leonardo per Ruffini, l'avevamo detto anche prima che poteva esserci questo cambio tra Venturini o Cone, è uscito Venturini, ha fatto una buona prestazione, ha fatto il suo, è stato anche lui fondamentale e quest'oggi
E adesso spazio a Ruffini. Qui Ibrahim che prende sempre bene il pallone al volo. Palla per Joubert che calcia fuori. Sì, una scelta forse dell'head coach, come avevo detto, di aumentare il peso nel pacchetto di mischia, dato che Ruffini appunto pesa molto di più di Venturini. Ora Casale che è subito pronto con la touche, il pacchetto di mischia prova a giocare veloce subito, però pesano, sono subito rischierati. Sempre palla sul secondo blocco, prova a formare un drive la squadra ospite, però in questo momento senza successo. Vediamo quello che succederà. Palla fuori, palla per fuori. Il numero 10. Qui Fenner che credo non abbia subito un placcaggio, sempre in avanzamento, comunque sempre lì sul posto. Grandissima partita, alla sua prima partita ufficiale con questa nuova maglia. Intanto Casale prova a impostare il proprio gioco anche con un uomo in meno, prova a guadagnare abbastanza terreno. Casale si va sempre su vie centrali con il pacchetto di mischia. Qui adesso si prova un po' ad accelerare, però Pesaro ben schierata in questo momento. Joubert benissimo il placcaggio, questo potrebbe essere un tenuto da parte di Ruffini, e infatti così è entrato Ruffini benissimo. Entra, è subito la prima azione, è subito Azzolini che gioca veloce, intelligente, riesce ad avanzare. Ora Cevolini deve sfruttare le proprie gambe, e gambe per Cevolini. Fermato sfortunatamente, grandissima operazione di Azzolini che è stato intelligentissimo, bravissimo. Cevolini che ha seguito, adesso qua Michael Azzolini che prova a ripartire, tornare lì, un passaggio un po' scomodo, però palla che riesce a essere mantenuta. Qui prova Antonelli a passare per vie centrali, lì vicino al punto d'incontro. Adesso palla dal pozzo, un po' complicata, ma che comunque riesce ad arrivare. Bravissimo dal pozzo. Adesso ora Ruffini, la prima entrata, che subito viene portato un po' indietro. Comunque la palla che riesce a tenerla. Adesso un po' di lotta nel punto di incontro. Palla che va nelle mani di Cone, che riesce sempre a tenere la palla. Adesso Buccarossa per May. Un po' al collo questo placcaggio, ho visto una mano intorno al collo, l'arbitro non lo vede. Però giusto il gesto tecnico. Il gesto tecnico da parte del giocatore di Casale è giustissimo, tenuto. È stata molto brava la difesa da ospite. Sì, forse è sbagliata la scelta di Boccarossa, ha deciso di giocare a sinistra con May quando la maggior parte del pacchetto di mischia era schierato a destra. Ora di nuovo tempo fermo, Joubert a terra. Tempo fermo, Joubert a terra, e mi sa che ci saranno altri due cambi da parte di Pesaro. Entreranno Mattioli, anche lui al debutto in partita ufficiale con la Fiorini Pesaro Rugby. Lui è cresciuto nelle giovanili appunto del Pesaro, ed entrerà poi Tontini, che ormai lo conosciamo da qualche anno, che è presente appunto nella Serie A di Pesaro. Oggi è partito in panchina, entrerà nelle terze linee, e Mattioli entrerà di sicuro di Boccarossa, anche di Joubert, perché sì, Mattioli un altro, sia il 9 sia il 10. Un altro giocatore molto versatile, Tontini uguale, un giocatore versatile che vedremo che ruolo andrà a ricoprire. E per ora ancora nessun cambio, non vediamo i giocatori entrare. Sì, penso faranno entrare adesso i giocatori. Mattioli vediamo al posto di chi esce, al posto di Azzolini, una scelta un po' particolare. Azzolini sembra uscire. Vediamo ora il tatto, l'head coach, cosa ha scelto di fare. Sembra Azzolini. Vedo adesso in questo momento un po' di incomprensione, sto cercando anch'io di capire se davvero esce Azzolini o qualcun altro. Esce il 10 invece, Joubert, l'avevamo detto, o Boccarossa o Joubert. E quindi Mattioli andrà a coprire il ruolo di mediana apertura, ed esce anche May Per Tontini, quindi vuol dire qualcuno passerà. Ah sì, sicuramente faranno questo, che sappiamo che le nostre terze linee, Brahim può giocare, coprire anche il ruolo da tallonatore, quindi sarà la terza linea pesarese che va a giocare in prima linea, e sarà quindi Tontini andrà a ricoprire il ruolo di terza. Esattamente. Adesso vediamo cosa cambierà con i cambi. Intanto touche per Casale,
Tuscia molto molto storta, molto molto storta, l'arbitro che non lo vede, anzi vede avanti. Finito il vantaggio, qui era abbastanza clamoroso. Adesso si riparte con una mischia a favore di Casale. Rimane comunque però il fatto che l'arbitro va a fischiare lo storto. Sì, come abbiamo visto è il numero 6 a spostarsi al ruolo di tallonatore, Tontini andare a coprire il ruolo invece di terza linea flanker. Sì, Fenner tallonatore, le ali e dal posto prime linee, Tontini invece che si è spostato flanker nella parte chiusa. Scontro davvero importante per appunto la nostra terza linea, il nostro numero 6 che appunto da giocare terza fino a 60 minuti dall'inizio della partita, ora andare a giocare prima linea e la mischia pesarese che avanza, esce il numero 9, ora è Tontini che gli dà. Ottimo Venturini. Bravissimo Venturini. Sembrava tenuta dentro la palla, sembrava dentro. Sembrava tenuto a terra, però Venturini è stato molto, molto bravo anche in questo tipo di situazione, sta facendo una grandissima partita, oltre le due mete, rimane comunque che sta facendo dei gesti tecnici molto molto importanti che stanno aiutando molto la squadra in questo momento. Adesso comunque Tucci da parte di Casale, chi discute, chi no, comunque l'arbitro ha deciso ed è così. Adesso vediamo cosa deciderà di fare Casale. Tuscia un po' complicata, però comunque riesce ad andare a buon fine. Riprovano sempre con il drive, che in questo momento della partita non gli stanno tanto bene, invece adesso vediamo se riescono a guadagnare molto bene. E ce la fanno, bravissimo Mattioli a placcare. Ancora adesso Venturini che riparte, Venturini che prova a partire. Giusto, giustissimo questo gesto. Giustissimo il gesto di Venturini, grandissimo calcio. Bravissimo Venturini, forse... c'era un placcaggio un po' in ritardo da parte del numero 4 di Casale e gli arbitri che non l'hanno visto. L'arbitro! Pubblico pesarese che si fa sentire. In questo momento ci sono molte discussioni. Intanto è rientrato Vioto dal cartellino giallo, quindi è stata pareggiata di nuovo la parità numerica. Pubblico pesarese che sta sentendo la tensione forse più dei ragazzi. Adesso nell'ennesima touche all'altezza di metà campo, Pesaro già pronta. Tantissime touche in questa partita, più touche che mischia quest'oggi sicuramente, e soprattutto moltissime touche da parte di Casale. Sicuramente chi discute, chi l'arbitro, chi no, comunque rimane il fatto che quest'oggi Pesaro ha fatto tantissimi falli, credo dopo il 13-0 Pesaro ha fatto veramente tanti falli e questa è una cosa che bisogna ricordare, perché comunque la disciplina è fondamentale in questo tipo di partite, può costare tantissimo e l'abbiamo detto. Adesso comunque Casale avrà un'importante occasione, perché comunque ha sempre il pallino del gioco, riesce sempre a tenere la palla e stare in una zona pericolosa per Pesaro. Adesso tempo fermo per problemi a Venturini, che ha, dopo il placcaggio che ha subito in ritardo, adesso si è rialzato tranquillamente, quindi dovrebbe essere tutto quanto a posto. Dai Pesaro! Cambi da parte di Casale. Esce il numero 1. Il numero 1 Oddo. E adesso stiamo cercando di capire chi sia entrato. 17. È entrato il numero 17, Resenterra. Primo cambio della partita di Casale, che si vede che appunto l'allenatore non ha sentito il bisogno, ma anche perché comunque Casale stava andando bene. Adesso però ci può stare il cambio di questo tipo di giocatori che sono i piloni, appunto, che fare 80 minuti per un pilone è molto molto impegnativo e quindi ci può stare mettere forze fresche in questo momento della partita. Ecco il tallonatore del Casale, Cavallaro, che lancia la touche sempre nell'ultimo blocco, palla fuori per molto, il numero 9. Bene. Adesso Casale che prova a giocare, intanto Medici in campo, abbastanza molto divertente questa cosa, che cercano di scappare dal campo.
intanto qua fermato lì numero 8, è molto molto bello, ottimo dal Pozzecone, ottimo il placcaggio e la difesa di Pesaro, ottima ancora che salgono, palla, che palla fuori, pressione adesso. È stata una grandissima difesa da parte di Pesaro, perché suonando quella difesa, suonando facendo 3 o 4 placcaggi, hanno guadagnato 30 metri. Gran partita da parte anche di Del Pozzo, che è ancora a metà secondo tempo in campo. Ora è Viotto che calza Viotto lungo a calzare lungo, dove c'è Mattioli che gestisce un pochino, tiene la palla a una mano. Olmo che riesce a tenere la palla, Mazzolini che cerca di guadagnare terreno, Pesaro che consolida il possesso, Cone che gli esplode il pallone comunque indietro, Pesaro che riesce comunque a difendere il pallone con un po' di difficoltà, che Mattioli ha aspettato tanto per forse fare troppo per fare questo passaggio, e infatti dell'acqua Riccardo è stato subito fermato lì. Ottimo, ottimo ora, ottimo un calcio di punizione importante per Pesaro, che permetterà a Olmo, a Mattioli di uscire da questa zona. Manirraca da parte di Casale, ha spiegato il motivo del fallo fischiato da parte dell'arbitro. Adesso vedo ulteriori movimenti da parte della panchina di Casale. Altri problemi da parte dei giocatori, sia da una parte sia dall'altra, tutti i giocatori per terra, anche sfiniti. Io credo comunque la prima partita dell'anno, e questo tipo di partite sono anche le più complicate a livello appunto fisico, perché si deve cercare sempre di mettere appunto il carburante nelle gambe. Sì, devono ingranare, vengono comunque anche da una fase di preparazione, sicuramente fisicamente parlando una delle più difficili, dato il maggior numero di allenamenti, comunque preparazione atletica molto più alta. Infatti ci sono state molte interruzioni, anche per appunto molti infortuni che poi magari non sono gravi, però comunque ci sono stati. Intanto ho visto che in Casale sono entrati il numero 20 Cestaro e il numero 18 Casella, uomini di Mischia. È Azzolini che andrà a eseguire il calcio in touche, perché ricordiamo Azzolini oggi ricopre la maglia, il ruolo del numero 13, quindi secondo centro, ma il suo ruolo principale è quello del mediano d'apertura, però è un giocatore molto versatile, l'abbiamo visto nelle amichevoli giocare anche numero 9, l'abbiamo visto giocare numero 15, è un giocatore veramente versatile grazie alla sua esperienza e al suo percorso formativo. Ora ho infatti un ottimo calcio touche, non facile devo dire, dato che era nella posizione centrale del campo, e ora ha portato la squadra pesarese poco fuori dai 22 di Casale. È stato un grandissimo calcio, perché comunque ha guadagnato molto, molto terreno, appunto come hai detto te, era in una posizione molto difficile il calcio, guadagnare così tanti metri non era facile. Comunque adesso Pesaro ha sempre una buona occasione, sia nella metà campo di Casale, vediamo quello che riusciranno a fare. Palla che va nelle mani di Casale, con un po' di confusione, però comunque alla fine la palla è per Casale. Venturini che l'aveva quasi preso, bravissimo, bellissimo recupero di Dell'Acqua. Peccato, adesso Casale ha una buona occasione. Tontini che stava quasi facendo un intercetto. Ora Viotto che parte. È stato fischiato appunto un avanti, perché giustamente palla che è schizzata in avanti. Vantaggio che dovrebbe essere terminato. Comunque sono stati guadagnati i metri del vantaggio. Adesso Casale che continua a insistere, continua Favaro a premere sull'acceleratore con Favaro. Deve lasciare! Vantaggio ancora per Casale, ho visto. Grandissimo ancora il placcaggio da parte di Fenner. Grandissimo, Fenner, grandissima partita, è stato veramente molto importante in fase difensiva. Intanto attenzione qua. La palla che schizza un po' da qualche parte, poi comunque incredibile. Un po' di confusione. Casale che è entrato in meta, ma l'arbitro ha visto il numero 3 era andato in meta. L'arbitro ha fischiato letteralmente 2 secondi prima che Michelin schiacciasse in meta.
per dire che il vantaggio fosse terminato. Non so se in quel momento lì Casale abbia fatto un avanti e quindi ecco spiegato. Sì, c'è stato un avanti di Casale, ma si torna su un vantaggio precedentemente acquistato e ora penso che sarà proprio un calcio in touche. Credo proprio di sì, anche si potrebbe anche optare per il calcio in mezzo ai pali, però la posizione non è comoda e quindi Viotto si prepara appunto per il calcio in touche, che ha rischiato tantissimo. Il Turini forse non se l'aspettava, infatti no, sicuramente. Non era preparato per provare a tenere il pallone in gioco. È andata molto molto bene qua a Casale, intanto però Casale adesso c'ha un'occasione d'oro dai 5. Ecco, però che subito sporca l'occasione, ora è bocca rossa, Viotto che segue il pallone, grandissimo palla Viotto. Che cade, quindi perde ulteriore tempo, palla che finisce per Favaro ed è stato subito placcato molto bene da De Angelis. Buonissima la salita di Pesaro che è riuscita a mettere in difficoltà appunto l'attacco di Casale, e adesso Casale che prova a riguadagnare un po' di terreno con i propri ball carrier. Adesso Casale che prova un po' a giocare con la palla in mano. Ancora Ibrahim. Grandissimo placcaggio di Ibrahim. Dell'Acqua che riesce a fermare molto molto bene. E questo è un tenuto forse. Questo è tenuto che l'arbitro però ancora non fischia. Ha fischiato. Adesso Casale che prova a giocare al largo. E De Angelis che era stato, bravo a prendere i tempi, ma non è riuscito a concludere il placcaggio. Però palla che ora è un'ottima occasione, De Angelis che segue il pallone, De Angelis che segue, è un'ottima occasione. Questo è avanti. È un avanti. Questo è avanti. È un ottimo avanti e questa è una grande opportunità per Pesaro. Casale in difficoltà, sente la pressione della linea pesarese. È stata la... in questo momento Casale secondo me è anche un po' stanco, perché comunque direi che secondo me l'allenatore di Casale dovrebbe fare qualche cambio, perché comunque i giocatori sono molto molto stanchi e si vede, ma questo va soltanto a vantaggio di Pesaro che piano piano sta cercando di stare in partita e mettere sempre più in difficoltà Casale, concedergli sempre meno occasioni. Intanto a terra il numero 4 Lubiato, che sta disputando una grandissima partita secondo me. Lubiato è un grande giocatore, forse uno dei giocatori più che ha disputato questa partita in modo migliore della squadra di Casale. È stato più concreto rispetto ad altri giocatori in questa partita, soprattutto in Minsk, che si è visto molto anche a portare la palla in avanzamento, anche nei punti di incontro e anche nei placcaggi, è stato molto, molto decisivo. Adesso ho un piccolo dolore per lui, che non so se si tratta qualcosa a livello muscolare o qualcosa osseo, presumo muscolare, magari uno stiramento, un crampo. Giustamente, come abbiamo detto prima, è la prima partita dell'anno, adesso siamo secondo tempo inoltrato, c'è molta stanchezza e ci possono essere appunto dolori muscolari a questo punto della partita. Si rialza, vediamo se riuscirà a continuare la partita. Mi pare di sì, non vuole mollare, giustamente vuole essere ancora partecipe della partita. Adesso è un'occasione molto molto importante di Pesaro, che ha la possibilità con questa mischia di giocare nei 22 avversari e soprattutto se arrivassero dei punti in questo momento della partita sarebbe fondamentale. Ora è Pesaro, al bassi si stanno preparando, lega. So. E via, inizia la spinta di Pesaro, bocca rossa che introduce palla. Pesaro sembra avanzante, palla che deve uscire. Fuori per Dell'Acqua. Dentro Azzolini. Fermato lì Azzolini. Ottima la pulizia di Tontini e Dell'Acqua. Bellissima la difesa di Casale che si è subito riposizionata. Adesso Ruffini prova che a portare fa metri, la palla ottimo. Grandissima avanzata di Ruffini che è entrato molto molto bene in partita. Qua è stata un po' di incomprensione. Mattioli ha provato a giocare al largo, Cevolini non si aspettava il passaggio e gli è finito in testa, sfortunatamente per lui. Occasione sprecata da parte di Pesaro. Adesso si ripartirà con una touche da parte di Casale, che avrà la possibilità di poi di spazzare via il pallone e riportare indietro l'offensiva di Pesaro. Sì, forse un po' troppa frenesia, Giacomo, un'occasione sprecata.
poteva essere un momento buono per concludere. Adesso vediamo Porcellini, Giovanni, classe 2000, entrare al posto di Cevolini. Ottima partita per Gianmarco, comunque prima partita, 2006, 18 anni. Non era facile, oggi comunque la prima partita di campionato è sempre il debutto, un po' di emozione, un po' di ansia. Ha fatto la sua partita, intanto qua palla che era esplosa, arbitro che però fischia. Mi pare che abbia fischiato un'entrata laterale in rack e quindi Casale ha la possibilità di allontanarsi ancora di più e soprattutto dopo di riprendersi il pallone. Se la palla dovesse andare fuori, in touche appunto. Così è, touche, sarà una touche nella zona di metà campo, da parte sempre di Casale. Partita molto molto tesa in questo momento, partita anche molto bloccata dopo il calcio di Joubert. Sì, durante l'inferiorità numerica adesso. 3 punti in questo secondo tempo a confronto dei diversi punti visti nel primo tempo. Adesso un'altra touche per Casale, schiera un pacchetto completo. 3 punti da parte di Pesaro, Casale che poi ha anche segnato durante questo secondo tempo. Sì, giusto, è vero, c'è stata la meta Casale. Adesso qua Pesaro che è riuscita comunque a riguadagnare molto molto bene il pallone. Azzolini che prova a giocare dietro la linea difensiva di Casale, andando a impegnare il triangolo allargato con Favaro che va a calciare dove non c'è nessuno ed è un grandissimo calcio, palla ottimo che però rimane Azzolini in campo con ottimo Azzolini che la ributta via dove c'è Viotto che gioca con Girotto fermato ma comunque riesce a tenere il pallone e guadagnare qualcosa. Attenzione perché qua c'è una superiorità numerica da parte di Casale che però viene poi pareggiata. Questo è tenuto. Ottimo, ottimo gesto tecnico dei ragazzi di Pesaro, sempre Ruffini, ottimo. Ruffini è entrato benissimo quest'oggi. 2 tenuti, ha parlato sempre bene la palla in avanzamento. È stato veramente, veramente impattante in questa partita. Adesso vediamo altri problemi da parte di Spreafichi in questa volta. Però si rialza tranquillamente, vediamo un po' i giocatori sulle gambe. Adesso Azzolini avrà il compito di calciare la palla fuori. Così è un buon calcio che porta la Fiorini Pesaro Rugby a ridosso dei 22. Forza Pesaro! Dai Pesaro, dai! Vediamo quello che riusciranno a creare i padroni di casa. Squadra che dopo l'inizio di partita spumeggiante con 2 mete si è un po' adagiata, si è un po' ripresa e in questo momento è in una fase molto di crescita. Intanto vedo, mi sa, altri movimenti nella panchina di Pesaro. Dovrebbe, mi sa, entrare Sarpo, anche lui un nuovo innesto da parte della mischia di Pesaro. Ancora appena entrati negli ultimi 10 minuti di questa partita. Ottima touche da parte di Pesaro e con un drive prova a guadagnare terreno, prova a guadagnare qualcosa. Così è, prova a spingere. Pesaro avanzante, ora sta di nuovo creando. Potrebbe arrivare un vantaggio se Casale dovesse commettere falli. Bravissimo. Grandissimo Fener! Grandissimo! Fuori. Pubblico fuori. Che esulta, ma mi bellissima sembra azione di Fener. Grandissima azione di Fener, partita sontuosa, sì, fondamentale. Giacomo, se vogliamo parlare già agli ultimi 10 minuti di questa partita di chi potrebbe essere il man of the match, io ti posso tirare fuori i miei nomi. Io propongo Venturini, Fener e il numero 4 appunto di Casale. Secondo me sono i personaggi che hanno disputato questa partita nel modo migliore. Anche per me ci aggiungerei Favaro che secondo me sull'ala oggi è stato devastante perché ha sempre fatto molta difficoltà a provarlo a fermare. Però anche io sono d'accordo con i tuoi nomi. Bisogna riconoscere che Fener da terza linea è passato a giocare a tallonatore, una prova fisica veramente importante. Tanto qua Casale riesce a consolidare il pallone. Vediamo se ci può essere qualche fallo. Rubata. Pallone rubato, adesso Antonelli. L'ennesimo pallone rubato da parte di Ruffini. Antonelli che è stato molto bravo. Mattioli che prova a giocare al largo.
pallone che peccato, è arrivato male perché poteva essere una buona occasione. Adesso Boccarossa ancora a gestire un po' il gioco con Dal Pozzo, anche lui autore di una grandissima partita. Sì, sicuramente anche Dal Pozzo una grandissima partita. E arriva un fallo. Secondo me, adesso non ho ben visto, però forse è perché i giocatori di Pesaro non erano sugli appoggi e quindi erano appoggiati al giocatore per terra, e questo non è regolare. Porcellini ci ha provato. Porcellini ci ha provato, si stava per riuscire a tenere il pallone in campo. Sfortunatamente il pallone poi è andato a sbattere contro il medico di partita e quindi si ripartirà da una touche per Casale, sempre a metà campo. Siamo sempre qui, non ci si riesce a spostare da questa zona di campo. Partita sempre molto bloccata in questa fase. Ma è già storto! Adesso vediamo. Touche questa volta dritta. E Casale che riesce a fare un buon drive guadagnando dei buoni metri. Casale che continua a avanzare. Pacchetto di rolling mull di Casale, veramente performante. Adesso si sono fermati, quindi dovrebbero giocare fuori. Infatti è così. Si prova Casale a giocare al largo. Venturini era salito molto bene. Ha fatto perdere il tempo a Viotto. E questa è stata una buona salita difensiva. Non ha chiuso il placcaggio, però è stato molto, molto bravo. Ora è Tontini, Tontini che riesce a rubare metri. Molto bravo. Che giocano all'interno. Rimangono sempre lì gli uomini di Casale. Forse adesso potrebbero giocare a largo con Girotto e Lubiato. È grandissima azione qua da parte di Casale. Placcaggio forse in ritardo di Porcellini. E infatti è così. Sì, poca disciplina adesso dalla squadra di Pesaro. Potrebbe essere, secondo me, potrebbe essere subito cartellino giallo per Porcellini Giovanni, che è entrato in ritardo sul numero 14 sbarra. Adesso vediamo quale sarà la decisione dell'arbitro. Così sicuramente potrebbe arrivare un cartellino giallo. Vediamo in questo momento la discussione tra il guardaline e l'arbitro. Vediamo quale sarà la decisione finale. In questo momento sbarra a terra, prova a rialzarsi, portato un fuori, po' di difficoltà, non riuscirà a continuare la sua partita purtroppo. E intanto altro cambio da parte di Pesaro. Entrerà a Casagrande, l'anno scorso stagione con la Serie C. Tanti applausi che arrivano per Sbarra, uscito dal campo accompagnato dai suoi compagni. Adesso comunque arriverà appunto il cambio di Casagrande, che entrerà sicuramente al posto di dell'acqua o di Assolini, forse più dell'acqua, anche perché lo vedo zoppicante in questo momento, quindi forse non è nelle condizioni migliori per continuare la partita. Adesso intanto vediamo Antonelli che va a parlare con l'arbitro, vediamo quale sarà la decisione finale. E viene richiamato Porcellini e quindi quasi sicuramente sarà cartellino giallo. Speriamo ci sia soltanto un richiamo, ma l'intervento effettivamente sarebbe da punire con un cartellino giallo. Mi pare che non ho ben capito qual è stata la decisione dell'arbitro, perché ho visto Porcellini rientrare in linea e quindi non dovrebbe avere stato il cartellino giallo. Non ho capito questo. Non ho capito in questo Ruffini momento. Sta uscendo. Ma mi sa che ha dato. Mi sa che ha dato cartellino giallo Ruffini. C'è stato in questo momento un po' di confusione e non abbiamo ben capito. Porcellini infatti è rimasto in campo e Ruffini mi sa che è sotto. È stato lui a prendere giallo, non ho capito per quale motivo. Tanto Casagrande ancora pronto sulla linea, il fuori entrare, esatto, ecco, proprio questo è il momento in cui Dell'Acqua esce, grandissima partita per Dell'Acqua anche lui, una partita di impatto. È stato molto importante
e soprattutto in difesa comunque contro una squadra come Casale. Casa Grande, vorrei sottolineare l'esordio per lui, dato che giocatore che appunto ha giocato l'anno scorso nel campionato di Serie C, quest'anno entra per la prima partita in Serie A, a ricoprire il ruolo penso da primo centro. Grandissimo giocatore dalle doti di difensore, grandissimo placcatore. Speriamo che appunto la pressione di giocare in questa categoria non lo porti a commettere degli errori. Intanto la decisione finale è un calcio di punizione molto importante in questo momento della partita, perché porterebbe Casale in vantaggio di un punto. Vediamo un po'. Arriva la realizzazione di Viotto e anche il fischio finale della partita. Finisce 24-23 all'ultimo secondo per Casale, con un po' di discussioni, con un po' di appunto di vediamo di l'head coach di entrare in campo e chiedere spiegazioni all'arbitro. Anche il tempo forse è un po' discutibile, a me Giacomo tornava 35 minuti, mancavano ancora 5 minuti alla fine, forse per l'arbitro non è stato così. Peccato, si conclude quindi qui la prima giornata di questo nuovo campionato 24-25 con una vittoria di Casale, però comunque peso a dimostrare di essere una buona squadra anche con nuovi giocatori e ci rivedremo per la prossima partita in casa.